Se cammino sull'erba, il video finisce. Bella ragazzi, volevo ricordarvi che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, inserite il codice creatore forte come vedete a schermo, accettate. Da ora, ogni volta che farete un acquisto, mi arriverà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Allora, la cosa qui è un po' pericolosa, quindi chiudiamo qui, non è successo niente, è una jump un po' inutile. Devo trovare subito un'arma, un attimo che faccio anche l'intro con... la sfida? Anche se vabbè ragazzi, la sfida voi già la sapete. La sfida semplicemente è non dobbiamo camminare sull'erba. Più che altro, questo tipo è un po' pericoloso, però me la sono riuscita a cavare. Un attimo solo ragazzi che ci curiamo anche. No? Va benissimo, io non sto capendo niente, mi credi? Cioè zero. Io non so questo da dove sia uscito. Non sto capendo niente, zero. Bello questo inizio. No, divertente. Divertente, allora la situazione è la seguente. La sfida è: non dobbiamo camminare sull'erba, quindi su tutte le zone verdi un po' della mappa. Se lo facciamo, il video finisce. Sono andato di authority perché sto cercando fondamentalmente il rampino, che sarà un'arma essenziale per riuscire a portare avanti la partita. Quindi cerchiamo il prima possibile di trovare Jules e di portarcelo a casa. Vi ricordo ragazzi che in queste sfide io non posso barare, perché le sto registrando in live sul sito Viola. Se anche voi appunto volete partecipare alle mie live del sito Viola, controllarmi mentre faccio queste sfide, o anche giocare con me a Fortnite, a Code Warzone e Hyper Escape, basta che andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirmi. Noi ragazzi ogni sera saremo in live alle 6. Aiuto, mamma mia, panico. Allora, qui roba. Questo potrebbe tornarci molto utile. Sento già un botto di casino sotto. Io ho pochissimi proiettili di assalto. Direi di razionarli nella maniera più intelligente possibile. Sta un tizio là e sta un tizio anche nei condotti, a dirla tutta, oltre che a Jules. No, ho sbagliato il colpo. Mamma mia. Ok, mi è andata bene. Mi ero visto. Allora. Però ci sta. Ci sta. Ok. Panico. Il tizio ha preso la drum gun. L'ho sentito. L'ha presa. Mamma mia. Io posso. Mio figlio poteva morire. Ok, allora, calmi tutti. Mi serve un medikit, bende, qualunque cosa. No, ti prego, non essere così cattivo con me, ti prego. Calmi tutti che io veramente qua ci finisco male. Una cosa velocissima, raga. Bende, dai, bende. Ok, dammi qua. Ok, raga, wow. Che panichello. Andiamo, dai. Ci è andata benone, ce la siamo saputi gestire bene, fortunatamente. Allora, qua mi posso fare un set veramente fuori dal normale. Sopra si stanno fightando un botto. Dovrei aggiungermi, potrei farmi un paio di kill. Però calmi, queste sono due. Queste sono quattro, va bene così. È morto. Devo stare tranquillo che era morto. Ok, a posto. Nuovo pozze piccole, facciamo in fretta perché ora il tetto è sfondato. C'è un set veramente della madonna e sta arrivando altra gente. Ma basta, non se ne può più. No, quanta gente ci sta? Ci sta più di uno. Ma sinceramente, posso dire dove vado col cuore? Ma ciao, basta, cioè siete troppi. Siete veramente pericolosi. Ma basta, cioè a un certo punto date ansia. Perché? Cosa sta succedendo? No, raga, io... No, veramente, qua non è che mio figlio poteva morire. Qua la mia intera famiglia ci poteva restare a secca. No, basta, veramente. Sto avendo pure fortuna con gli oggetti, ma queste cose stanno diventando folli. Vediamo un attimo che succede se faccio sta cosa. Succede che mi va bene, ok. Scusa, bandiera, ti offendi se ti levo? Grazie. Ok. Ricarichiamo un attimo tutto. E poi andiamoci a prendere tutta la roba che abbiamo lasciato. Io non ho neanche... Cioè io non posso neanche sfruttarla sta sfida per quanta gente sta qua. Cioè non ho neanche avuto la possibilità di avere la paura di caderci sull'erba. Perché sono... Sto 8 kill. Cioè ma vi rendete conto? Allora calmi. Diamo un attimo uno sguardo per cercare bende, cose. Non lo so. Là sotto stavano pure delle pozze grandi però. Quindi io direi di andarmi a fare direttamente quello.
Ok, allora, finalmente possiamo, diciamo, rendere la sfida un po' più interessante. Muoviamoci. Non che fino ad ora non lo fosse, per tutte le kill fatte, per tutto il casino subito. Come se non fosse successo niente, ragazzuoli. Belli freschi, belli freschi, belli freschi, senza nessuna paura. Fortitude Gamer, imperterrito. E qual è il problema? E qual è il problema? Scendiamo qui, più sicura. Ma a noi non interessa, a noi non interessa. Allo squalo neanche, credo. Neanche lo squalo che ci sta addosso ci interessa, mi sa. Sta arrivando un elicottero. Stavo andando sull'erba, non me ne ero accorto, mi sono accorto un secondo prima. Spero che voi stiate scherzando, veramente. Spero che voi stiate scherzando seriamente, io lo spero. Ah, perché ragazzi, veramente, voi non avete idea di quanta concentrazione io stia utilizzando per fare questa cosa. Cioè, il mio cervello si sta fondendo tra le kill da fare, tra i nemici che sto incontrando. Perché questi, raga, non sono bot. Questi non sono bot. Questa è gente che sa quello che fa. Soprattutto l'ultimo, questo ha dato molto fastidio. Aspetta un attimo che devo vedere se questo ne va a pozze grandi, altrimenti vado a recuperare quella. Vabbè, vado a recuperare quella, faccio prima, guarda. E ora, io, con sta faccia, in safe come ci vado? Ah, no, un'idea. Fortitude Gamer, Fortitude Gamer e le geniali idee, calmi tutti. Facciamo così, utilizziamolo una jump, non facciamo errori, non ci conviene. Andiamo a Lesi, andiamo nella zona di Lesi. Sono troppo basso, ok? 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 Ok, chiudi subito qualunque. Veramente, non ce la faccio più. No, raga, è troppo complicato. Cioè, Fortitude Gamer si sta rendendo, ragazzoli. Fortitude Gamer si sta rendendo. Ma mo dico, no? Io come ci arrivo dall'altra zona? E mo io dove vado? Ciao, vabbè, mancava lui. Devo andare in acqua. Devo andare in acqua. Se vado in acqua ce la faccio, raga. Idea. Andiamo in acqua. Ma fra, hai preso il muro, tu non hai di questo creando in queste partite. Questo è proprio quando, capito, c'è il QI di parte a 2000. C'è un rischio, c'è tutto nel mio piano che voglio portare avanti, ma si può fare. Ok, ho trovato un metodo più semplice, potevo camminare per strada, non c'era bisogno di tutto il QI. Diciamo che il mio QI è stato alto, ma non ce n'era bisogno, siamo in safe. Non mi sparate, per piacere. Non mi sparate. Abbiamo pure un pavimento un po' più grande. A posto. Come a casa, fra. Come a casa, siamo a casa. Bella per voi. Apri sta porta, chiudi qua. Metti una finestra. Come a casa, raga. Siamo a casa. Bello sto palazzo. Questo stava aspettando, raga. Un bel palazzino dove Fortitude Gamer si potesse sbizzarrire e non toccare. Ok, ho toccato la roccia. Tranquilli che ho toccato la roccia, ok. C'è qualcosa che non sto capendo. Qualcuno vuole cercare di farmi cadere? Ho toccato la roccia comunque prima, raga. Magari ve lo zoom pure in editing. Allora, e se ci fosse qualche nemico lì? Potrebbe darsi, c'è il loot magari. Tutto barricato, potrebbe darsi. Abbiamo un problema, Houston. Non mi sono accorto che tutta la struttura non era in safe. L'unica struttura in safe è quella di sto tipo. Non farla cadere, ti prego. L'ho fatta cadere. È fatta! Stavo fallendo la challenge. Questo è bravo nel costruire. Bravino, se la cava molto bene. Sinceramente, se fossi morto sarebbe andata meglio. Ero più contento. Vai. Muto devi stare. Muto. GG. La sfida è abbastanza semplice a dirsi. Cioè, d'altra parte però la sfida, analizzandola e facendola praticamente, risulta tra le più difficili che abbiamo fatto. Perché è quasi una Don't touch the ground challenge. Una lava challenge. Com'era? Flur lava? Lava flur. Non mi ricordo il nome di quella challenge famosissima che è stata fatta nell'ultimo periodo. Vabbè, nell'ultimo periodo è un parolone, però avete capito, dai. State tranquilli, ovviamente tutta la sfida sarà decisamente sincera. Cavolo, cos'è stato? Era un nemico, un bot? Lo voglio sapere. Ma questo ne... Cosa? Cosa è successo, fra?
Non lo voglio. No, questa cosa non mi piace. Cosa sta succedendo? Ok, ragazzi, la challenge appunto era Red Flurry Slava. Sei, ho sentito la cesta epica, fra. Spacchettala, manco gli spacchettamenti de Clash Royale ai tempi d'oro. Piglia tutto. Bozza grande. C'è sta. Oh, oh, oh. Blocchiamo. È andata male, fra, stava la mia scala. GG per te. GG comunque per te. Facciamo così. Evito di... evito comunque di farmi il medikit. Non fa niente. Io più che altro di Jules ho lasciato la scheda. La scheda per il bunker. E non è stata una grande idea. Dovrei andare a recuperarla e andare ad aprire il bunker prima che qualcun altro la noti. C'è un nemico. Non capisco dove. Ok, so dove. Non mi individuate. Sono morto praticamente. Mi stai dicendo questo? Ok, GG. No!